3-0 e poi inchioda Konaté, padrone di casa, poeta, però centrale, poi va lassù con Malik Dime. Lavora dal palleggio, dentro per volare lassù, salta più di lui Konaté, poi Clark, un secondo, il canestro è buono di Jason Clark, il vantaggio di Trieste che attacca fino in fondo, poi ribalta per Cuonu, da tre punti, il sorpasso della Vanoli Cremona sotto quelle plance. Cuonu fino in fondo, alza la parabola e questa volta è Tinkle a trovare lo spazio giusto. Meno di un mese fa ha perso Pecchia per la rottura del crociato, oltre a tutta una serie di infortuni incredibili anche tra Harris e Miller, forzatura del giocatore uscito da Oregon State, poi Konaté a schiacciare di prepotenza Juszkiewicz, frontale ancora da tre punti, il lituano si sblocca, se vuole correre adesso Trieste, il recupero di Sanogo, buono già dall'altra parte contro Grajulis, fa il lunetta con il canestro aggiuntivo per Trieste, esce dai blocchi, campo grande, mentre si accende la stop lamp dei 24 secondi. E poi a segno Clark, lavora dal palleggio, che assist per campo grande. La magia di Daniele Cavaliero, riceve il pallone su questa rimessa, poi va a servire proprio Poeta, Trestin col frontale da tre punti, prova a ripartire la Vanoli. Juszkiewicz, quella posizione non ha sbagliato una volta, tre bombe, alza la palla per Lever, arriva il raddoppio di Cremona che recupera di nuovo, ma Sanogo la passa letteralmente nelle mani di Trieste. Con quattro recuperi e tre rimbalzi, nel frattempo ancora la tripla da parte della Vanoli. E questo è il canestro di Banks. Canestro.